Alberto Capitano, oggi una buona partenza. Beh, direi decisamente sì, una buona partenza. Con lo slogan vero è ci siamo nonostante tutto e di 2013, quindi nonostante la crisi, le problematiche che stiamo incontrando, ci siamo, e devo dire che mai come quest'anno c'è una grande vitalità in fiera. Sono presenti tanti nuovi progetti, una fiera che sta cambiando pelle, è sicuramente sempre leader tra le fiere rivolte alle imprese, ma anche tanta architettura. Quest'anno abbiamo all'interno la presenza, oltre che dei collegi, geometri, ingegneri, architetti, che hanno realizzato tra l'altro degli stand molto molto belli e adeguati appunto al loro blasone. Abbiamo all'interno tanti progetti. Build Solution è il primo progetto, quindi un progetto inserito all'interno del padiglione A, un progetto che vuole mettere in relazione i grandi progetti realizzati, quindi con la filiera di coloro che vi hanno partecipato alla realizzazione. Faccio un esempio, appunto, iLab, l'importante e prestigioso centro ricerca di Italcementi, che ha sede a Stezzano, appunto nel chilometro rosso, realizzato, cioè ideato da una grande archistar come Meyer, che però è venuta in fiera per presentare tutta la filiera, cioè tutti coloro che hanno concorso alla sua realizzazione, perché spesso anche le grandi archistar, insieme al saper fare, al saper costruire, alla capacità e alla passione di costruire che è incarnata nelle imprese bergamasche, riescono appunto a migliorare in sede d'opera addirittura i progetti. Questo, 200 espositori, presenza di materiali, macchinari, attrezzature, tanto per il risparmio energetico, a partire dai sistemi per l'isolamento, perché bisogna innanzitutto rendere molto isolate e performanti le nostre abitazioni o diciamo le nostre immobili ad uso industriale, prima che pensare al suo riscaldamento, al condizionamento. Quindi tanto isolamento, ma anche quanto di meglio offre il mercato in tema di efficienza energetica. Poi alcune curiosità: un'azienda che lancia una campagna per la raccolta degli oli, vegetali esausti, quelli da uso domestico. Sembra un problema secondario e invece è un problema importante in termini di inquinamento e di addirittura in alcuni blocchi delle reti fognarie domestiche o quelle diciamo cittadine. Ma oltre a questo lancia il tema del recupero, perché spesso l'olio che abbiamo in casa può ritornare ad essere utilizzato per produrre energia. Questo, ma tantissimi altri bellissimi progetti sul recupero delle biomasse, dei boschi, tante attività che creano occupazione e danno una prospettiva diversa al nostro paese anche in termini di vivibilità. Oggi qui si vedono anche tanti giovani, forse l'orario è un po' anche delle scolaresche. Beh, diciamo che la partenza il giovedì e venerdì è la giornata notoriamente del professionista e delle scuole, quindi sicuramente è un messaggio importante, perché questo è un territorio tra i più importanti, uno dei distretti più importanti a livello europeo e forse mondiale per il mondo delle costruzioni. Dai giovani deve partire un nuovo modo di costruire, che ormai è il mercato del futuro. Abbiamo abbandonato i volumi del passato, ma anche la qualità discutibile del passato. Il futuro della costruzione, il presente, passa attraverso la qualità, l'innovazione e anche l'internazionalizzazione, perché le nostre imprese stanno guardando all'estero e quindi anche la fiera dell'edilizia guarderà sempre di più agli imprenditori stranieri, porteremo sempre di più imprenditori stranieri per contribuire ad uscire da questa situazione d'impasse del nostro distretto.